2 3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 Tuffo numero 1, pronti? No, Rita, adesso faccio un tuffo bello nel ripreso. Io tuffo da qua. Vai, tuffa, Dado. Buttati. Vieni. Vai, quando sei pronto. Cosa fai? Un doppio carpiato? Ritiri le gambe su te stesso. Mamma, e così, no? Faccio una bella inquadratura da sotto. No, 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 la faccio io. Bosa, bosa, bosa. Mettelo giù. La tocchi qua? Qua no, sì, qua. Aiuto. Vai, vai di là. Dove? Di là. Di là, mammina! Mi aspetti se vengo da te? Ciao! Ciao, amore. Guardi, tanto vado a fondo. Stiamo abbronzando benino di nuovo, finalmente ci sta benissimo. È 1:30, Rita è rientrata verso l'1, ha preparato da mangiare e io rientro adesso. Ogni tanto un po' di gioia, tutto pronto, mangiamo qualcosa e torniamo in spiaggia. Ho lasciato direttamente gli asciugamani lì. E invece niente spiaggia, perché poi si è annuvolato, stava quasi per piovere, le temperature non erano
più gradevolissime, e quindi siamo rimasti in relax dentro il camper, siamo riposati tutta la sera, abbiamo cenato ed eccoci qui di mattina pronti per farvi vedere finalmente, come vi ho detto già un paio di volte, il porto di Bosa con Rita e Cucciolo. Ciao. Miau. Qui ci sono tutti i ristoranti in questa via dove stiamo passeggiando. A Davide gli è arrivato un pochettino di profumo di carne arrosto e ha subito desiderato il suo spuntinetto. Buono, eh? Non è la carne arrosto, ma... Donna col costume tipico sardo, sarà tipico di Bosa. Dopo aver fatto due passi a Bosa Marina, vi abbiamo fatto vedere il porticciolo, andiamo a vedere invece Bosa Vecchia e facciamo due passi anche lì. Poi lì dobbiamo anche comprare due cosette e ne approfittiamo. Stiamo riandando in campo. Qualche camperino è arrivato oggi. Ieri eravamo in due. Guardate i camper che ci sono. Nisman Bischoff, questo è bellissimo, un pullman, guardate che bello. Ciao a tutti! Adesso, dopo essere andati via da Bosa Marina, andiamo a Bosa Vecchia per visitare il centro storico. Vero? Sì, e comprarmi anche la pavatta per le morroie. Poi dopo questa tappa andremo ad Alghero, che è una delle ultime tappe prima di tornare in Spagna. Non vedo l'ora di tornare in Spagna. Tu invece, mamma? Dimmi, ero un po' distratta. Che c'è? Sei contenta di tornare in Spagna? Molto, ma non vedo l'ora. Non vedo l'ora e sono molto contenta di andare alle Canarie, perché è un posto nuovo che non conosciamo, sarà entusiasmante visitarlo. Arrivati al parcheggio della città di Bosa! Bellissimo, mi piace. Mi piace la moto. Vado? Scendiamo subito e andiamo a passeggiare. Andiamo a passeggiare. Devo essere nell'inquadratura. Bel parcheggione a Bosa, gratuito, grande, infatti ci sono tanti camper. E poi c'è il ponticello che ci permette di passare dal parcheggio, quindi da una zona della periferia, da una zona periferica al centro di Bosa. Eccolo qua. Lì su c'è anche il castello. E dopo magari lo vediamo con una bella... con una bella dronata, non sarebbe male. Guarda, un branco di pesciolini. Le Bosa centro storico. È troppo carina la cittadina di Bosa, questo centro storico con questa bella piazza. E adesso facciamo una passeggiata nella strada, nella via principale dove ci sono i negozi, i bar, e lo vediamo subito. Queste me le sono portate per questo terzo anno di viaggio. Ho uno scatolone di scarpe
che ho portato in un garage per come abbiamo vuotato le case. Ogni anno mi prendo una o due scarpe, le finisco e poi me ne prendo un'altra, una o due, fino a quando non ne avrò più. Allora, ieri vi dicevo che era stata premiata Bosa per qualcosa, ma non me li ricordavo. Capitale della cultura, dicevo un sacco di fesserie. Ho chiesto adesso a una ragazza del posto, mi ha detto che è stata premiata come borgo più bello d'Italia nel 2000, o uno dei più belli d'Italia forse nel 2018-2019. Dovrebbe essere così la data, come borgo più bello d'Italia, uno dei più belli d'Italia, questo è sicuro. Bellissima chiesetta nel centro storico di Bosa. A che età appartiene non lo so. Senz'altro è abbastanza antica. E dopo una passeggiatina e un po' di shopping rientriamo in camper per pranzo. C'è ancora caldissimo. Bosa visitata, ce ne andiamo. Quindi niente, chiudiamo tutto, finestre e tutto il resto, e si parte. Andiamo a fare la spesa in un Eurospin se la troviamo, e poi Alghero, si va a visitare Alghero, uno o due giorni, e poi Porto Torres, Barcellona. 50 minuti e siamo ad Alghero, troviamo un Eurospin lì e poi ci cerchiamo un bel parcheggio. Alghero è da visitare, centro storico meraviglioso, ragazzi. È molto bella anche la strada panoramica che va appunto da Bosa ad Alghero. Che facciamo adesso? Thank you.
Siamo arrivati ad Alghero, oppure in catalano, perché qui si parla catalano e si chiama l'Alguer. E adesso ci cerchiamo l'Eurospin. Buongiorno amici, stamattina siamo ad Alghero, andiamo a fare una passeggiata nel suo centro storico per le sue viette. Il tempo non è bellissimo, c'è un pochettino di vento ed è molto nuvoloso, speriamo che non ci becchi un acquazzone in pieno. Comunque Alghero va visitata e quindi andiamo. Vedete, come vi dicevo ieri, che ad Alghero si parla catalano, anche il trenino si chiama Trenino Catalano. Dovrebbe fare un giro di tutto il centro storico, ma noi ci facciamo una passeggiata a piedi. Caduti del mare. Alghero è una città dove l'artigianato è improntato sulla lavorazione del corallo ed è pieno di negozietti con appunto tantissime collanine, braccialetti, anelli, orecchini, tanto tanto artigianato molto bello, guardate. Per esempio questo. Guardate che meraviglia, guardate questi coralli e queste lavorazioni, negozi interi solo di corallo. E queste invece sono tutte fedi sarde. Coralli molto preziosi e quindi anche abbastanza costosi. Noi li guardiamo e basta. Comunque adoriamo queste viette, questi negozietti con artigianato, con prodotti tipici, con abbigliamento. Sono davvero fantastici e questa città è meravigliosa. Non ci venivo da diversi anni, avevo fatto anche un capodanno qua con amici, ci eravamo divertiti tantissimo. È una città viva ed è viva anche d'inverno. Questo è il costume tipico dei mammutones, costume tipico sardo. C'è una festa dove le persone sfilano vestite così. Non possiamo più farlo perché ormai viviamo in camper, gli spiazzi e tutto il resto è molto ristretto e complicato, però mi piace sempre vedere questi completi, guardate un po'. Un giorno che ci compriamo un Morello Palace,
da 14 metri. Inizio a comprarmi anche di nuovo qualche abito. Scherzo, non voglio più niente. Che bello. Dado, super Dado, grazie mille, molto gentile. Che ridere, non siamo ancora abituati, ma ogni tanto capita, passeggiamo, adesso un bellissimo signore, gentilissimo, camperato! E quindi ci ha riconosciuto. Qui ad Alghero, è sassarese, però si è trasferito qua da diverso tempo perché si vive benissimo. E concordo con lui, splendida città, vivissima. E quindi niente, ci siamo fatti due risate. Grazie, è stato un piacere conoscerti. Ciao ciao.